La cosa fondamentale della vita è una sola, un qualcosa che molto spesso ci si mette troppo per comprenderlo, e quando lo si comprende, di solito questa esperienza arriva dopo un dolore. Ma in realtà questa cosa più importante che adesso vi dico altro non è che dentro di noi e davanti a noi tutti i santi giorni della nostra esistenza, da quando siete in questo corpo, da quando siete qui a fare esperienza, che è il silenzio. Tutto il giorno, specialmente chiaramente chi poi magari vive in zone caotiche, lavora in zone caotiche o fa un lavoro frenetico, per esempio, è a contatto con il rumore tutto il giorno. E chiaramente questo non ti permette di poter comprendere che cos'è realmente il silenzio. Però questo non vuol dire che chi, per esempio, nasce in una zona tranquilla, come potrebbe essere questo, riesca ad ascoltare il silenzio e a vivere il silenzio. Sicuramente la tranquillità aiuta. Ma del silenzio che vi sto parlando non è un discorso di rumore. Non soltanto di rumore. Perché, come ho detto poco fa, sicuramente in una zona di tranquillità è più facile ascoltarsi. È più facile rilassarsi, per esempio. Ma il silenzio che intendo è un silenzio che si riscopre come noi stessi. E questo non può avvenire solo dopo il dolore, perché il dolore è un grandissimo aiuto, ma il dolore arriva quando noi per un po' di tempo non stiamo guardando cosa sta accadendo realmente. Quindi parlo sia come avvenimento improvviso, e uno potrebbe dire, beh, ma quello che hai detto è al contrario di quello che stai dicendo adesso, cioè se uno è un po' di tempo che non guarda un qualcosa, come può essere un po' di tempo dal momento in cui è un avvenimento improvviso? L'avvenimento improvviso ti fa comprendere che quella dinamica della vita non l'hai mai guardata. E tutte queste dinamiche sono solo che dentro di noi. Per questo è fondamentale tornare dentro se stessi, perché se noi non torniamo in ascolto del silenzio, tutto ciò che riguarda la parola spiritualità è completamente incomprensibile. Sono solo significati, accezioni, sfumature, inclinazioni che gli si dà, che hanno molto spesso prima dato gli altri, dopo tu hai sentito dire qualcosa da qualcuno, hai letto qualcosa, hai visto un video come parlavamo prima, però è un concetto che tu hai sentito da qualcuno, ti è piaciuto, alla tua mente è piaciuto tanto, perché insomma può darti una prospettiva effettivamente diversa, che va bene, meglio che niente, ma con la parola spiritualità non c'entra ancora niente. Quando parliamo di spiritualità, che è la nostra vera natura, che è una parola che non vuol dire niente, perché la parola spiritualità sta a indicare una vita vissuta nello spirito. Anche il monaco può fare una vita vissuta nello spirito, ma non è detto che in una sua vita sia riuscito a fare davvero una vita spirituale. Non è detto. Al contrario, ci sono persone che invece pensano di essere i più opposti possibili alla spiritualità, ma hanno incominciato a sviluppare dei valori dentro di sé che in realtà sono molto più vicini a quello che sarebbe una vera vita di armonia. Quindi magari gli manca poco per svegliarsi. Quindi la parola spiritualità è una parola che si usa per antonomasia, no? Per intendersi, ma di per sé è una parola che non ha un significato concreto. A meno che noi alla parola spiritualità gli mettiamo di fianco quello che realmente è la spiritualità, ovvero silenzio. Il silenzio è ciò che di più spirituale c'è. Attraverso il silenzio mi ascolto.